Bella a tutti ragazzi, sono Safa Satsuna e benvenuti a un nuovo video in cui oggi farò il secondo team building sul canale e come oggi c'è Malas World, di cui vi metterò il canale in descrizione, così vi iscrivete. Parla. Ciao a tutti ragazzi, sono Mala e benvenuti a questo nuovo video di Salvatore. Ed oggi faremo un team building su Mega Sharpedo, perché visto Mega che no. Sharpedo che è un bellissimo Pokémon, un po' fragile, però abbiamo voluto provarlo. Sì, vabbè, perché è abbastanza buono, pure se non viene mai usato, però comunque c'è, ha delle potenzialità. E allora, mettiamo Sharpedo con la sua Sharpedonite. Gli diamo Speed Boost, così almeno prima che ci mega evolviamo stiamo prendendo uno Speed Boost. E per questo mettiamo Protezione. Giusto? Esatto, così si becca subito il boost in velocità. Sì, così almeno riesce quasi a sweepare, diciamo. Gli diamo il suo Stab, che sarebbe Crunch, Sgranocchio. Diamo Ice Fang per i tipi. Nel caso tu vedi un Landorus, nel caso tu vedi un Garchomp, nel caso tu vedi un tipo Erba, c'hai Ice Fang che comunque prende anche il boost grazie alla sua abilità. E infine abbiamo varie possibilità, ma per ora rimettiamo Stab d'acqua, perché comunque per ora. Poi Ci ci sta, stanno ci alcuni che mettono Destiny Bond perché sono stronzi, e alcuni perché mettono. Gli mettono, ad esempio. Non lo so, terremoto per sta. essere bellezza, guarda. Sì. Oppure gli mettono Anche. velen puntura per i bifolletto. Ah, strana quella come cosa. E quindi noi Ci abbiamo il potrei nostro. pensare. Abbiamo il nostro primo mega evoluzione. Quindi direi subito di andare a un altro attaccante speciale. Sì. E io direi che sarebbe perfetto comunque. Uno che resista al tipo elettro. Oppure anche immune. Esatto. Come ad esempio Thunderousterion. Sì, ci sta, ci sta. Perché comunque c'ha il Volt Absorb che riprende pure i PS se viene attaccato da una mossa di tipo elettro. Esatto. E quindi mettiamo Scarfato perché deve essere il più veloce Sì. possibile. Pure, anche se è veloce del suo perché c'ha 101 di velocità. Però almeno riesce anche a superare Pokémon. Se tu vedi un Mega Beedrill, un Mega Lopunny. Soprattutto con Focus Blast li one-shotti. Quindi mettiamo Invertivolt, fuoco al colpo, gli mettiamo Intro forza ghiaccio. Hidden Power Ice, perché così almeno se te mettono un Landorus li one shotti quasi, oppure sì perché sei un cavolo di Thunderous. E inoltre siamo anche più veloci di Landorus Sì, perché scarfando. tanto ogni volta che se tu vedi un team che c'ha un Landorus Terian, Sì. tu te l'aspetti subito che ti mettono l'Androsteria per primo, vanno per retromarcia e Sì. poi cambiano. Cioè, poco ma Esatto. sicuro. E quindi devi mettere Sludge Wave, perché comunque, visto, per resistere un po' il folletto, c'è cioè qualcosa da mettere contro. Sì. E quindi Poi serve è Special molto Scarf. Quindi mettiamo Natura Timida con 252. perfetto. Allora, Quindi 252 in attacco speciale e 4 in sì. difesa, visto che ce n'ha 10 in meno rispetto alla difesa speciale. Perfetto. Ora, pensiamo al nostro core difensivo. Esatto. E chi possiamo mettere? Allora, potremmo andare un po' giù con le tier. Giù con le tier? Invece di usare sempre OU. Sì, perché comunque c'è. Stiamo in Già OU, però visti, sai. insomma. Anche altri Pokémon hanno delle potenzialità, quindi. Allora, dovrebbe resistere, vediamo, al tipo. Coleottero, almeno. Sì. Lotta. Erba. Sai cosa? Trevenant. Sì. Che ha Trevenant l'immunità al tipo lotta. Inoltre c'ha pure quel. Comunque. Può anche bruciare qualcuno, così almeno senti. A meno che Esatto. non sia un Conkeldurr, che ha sicuramente. Cioè. Con Keldur con Guts farebbe abbastanza male. Quindi mettiamo la Chesto Berry. Perché lo facciamo Facciamo con. quello rest. Sì. Mettiamo Rest. Mettiamo un bellissimo riposino. Così almeno dorme durante la lotta. Anche se si sveglia subito. Mettiamo Leech Seed. Così almeno forziamo un po' lo switch. Sì. E Willow. Will-O-Wisp per resistere meglio ai colpi fisici. E
evitiamo il suo stab Hornleech per recuperare anche un po' di vita, perché sarebbe una specie di Gega Assorbimento, ma fisico. perfetto. 252 in PS, 252 in difesa, e lo mettiamo scaltro. Con, mettiamo i 4 in difesa speciale, perché tanto l'attacco già ce n'ha tanto, quindi Sì, 110. così arrivo sui 200. Sì, Non è che no. cambia molto. Sì, sta. Vabbè, diciamo che sì, ci sta. Ora noi pensiamo. Ci serve uno spinner, soprattutto per il nostro Tamerus Sì, Tedian. esatto. E che sia difensore speciale. Soprattutto. Ci sono vari spinner, però diciamo che questo team non è che combacia tanto, perché ad esempio ci sta Excadrill, Sì. c'è Hitmontop, tutti quanti, vabbè, tutte le evoluzioni dei Tyrogue, ci sono Forretress che impara Rapigiro, c'è Mew che impara Vero. Defog, però comunque Un po' debolezza Defog, al fuoco. sì, comunque Defog però sarebbe brutto perché dovremmo levare anche le rocce che abbiamo messo noi. Quindi abbiamo più di andare su uno spinner e visto che comunque io andrei su Tentacruel. Esatto. Perché comunque abbiamo un'immunità, una resistenza. Quindi lo resiste Sì. abbastanza bene. Mettiamo la Black Sludge con Liquid Ooze. E gli mettiamo Così se Scald. qualcuno fa ad assorbire. Intanto mettiamo Idrovampata. Sai, per Sì. bruciare qualcosa, così almeno. Gli mettiamo knockoff per tutti i sensei che vediamo in OU. Perché comunque, se noi Esatto. vediamo il team, abbastanza, soffre abbastanza sensei. Perché già è Ora resistente sì. del suo, quindi. E knockoff, gli mettiamo le Toxic Spikes, così almeno abbiamo qualcosa da mettere in campo. Rapid E infine, che abbiamo Rapid Spin perché è il suo lavoro. spin. È il suo lavoro. E lo mettiamo Esatto. 252 in PS e 252 in difesa speciale con natura calma. E i 4 li mettiamo. Aspetta, mettiamo. Allora, 250 così noi abbiamo i PS dispari. Mettiamo 6 in difesa così noi abbiamo una possibilità su 1000 che resistiamo bene un terremoto. Esatto. Ora. Ma quello comunque dai se trae bene anche ci penso. Sì, però comunque. Sai, se dobbiamo sacrificare qualcosa. Sì. E ora ci serve un altro core di attaccanti tra fisici e speciali. Quindi. Un tipo acciaio non sarebbe male. Soprattutto. Non ho un'idea. Io spero, guarda. Io metto sto video su Twitter e lo mando a The Hidden Mo. Ho già capito. Lo mando a The Hidden Mo perché lui è un grande che usa gli Axe. È una cosa pazzesca. Sì. La Razor Fang, così almeno gli aumenta ancora più la possibilità di flinciare, perché alla fine se l'ingrace con Metal Testata, che già c'ha la 30% di possibilità, che flincia, con l'abilità arriva al 60%, con Razor Fang arriva al 70%, quindi Praticamente flinciano sempre. sì. Poi Body Slam, così lo paralizziamo e prendiamo più velocità rispetto all'avversario. Poi direi Fire Punch, visto che ancora non abbiamo una mossa di tipo fuoco. E come ultima mossa possiamo mettere? Allora, io gli metterei uno U-turn, che almeno se ne può andare via. Per momentum. Esatto. E allora mettiamo 252 in attacco. E lo Sì. mettiamo deciso. E poi io direi di farlo, di Metà e metà. mettergliene un po' in velocità e un po' in HP. Facciamo metà e metà quindi. Sì, vediamo quando arriva. Arriva a 373 DPS, Casomai 328. portalo a 370 di HP. 370. Ok, e il resto in velocità. Anzi, meglio 369, non so, però. Ok. Ah sì, per il discorso Perché sennò stealth. 141. Ok, Non è male così. così è un po' più veloce. E ci manca un attaccante speciale. Ah sì. Non so, Vediamo però. un po'.
C'hai dei aiuti? Un tipo folletto ci starebbe a questo punto, che resista. Ops. Così almeno resiste Sì, il tipo però. buio. Esatto. Visto che noi abbiamo già due debolezze, abbiamo Jirachi e Trevenant. Quindi mettiamo un attaccante speciale. Beh, Ma dai! Silvio. Mettiamo Odino, Mega Odino. Mega Odino, ma no, ma perché no? Dai, cioè. Due mega in un team. Ma come fai avere due mega in un team? Funzionano sempre gli Axe. Sì, a parte Quindi. che Sharpedo si può usare anche senza mega. Sì, perché comunque col. Non sarebbe male senza col Speed Boost. Quindi. Come mettiamo? Choice Specs. Sì, Più danni così possibili dobbiamo facciamo. fare. Esatto. Gli mettiamo. Dixilei. Iperraggio perché. Oh, io un giorno metterò iperraggio su Sylveon. Sì, sì, Un sì. giorno metterò iperraggio. Anzi, sai che Beh, facciamo? all'inizio Vorrei fare una su. cosa. Vorrei fare una cosa. Mettiamo le prime due lotte gran voce. Ah. Poi per la terza lotta, visto che un po', mettiamo un po' di Sì. differenza, mettiamo iperraggio e lo usiamo. Perfetto. Mettiamo Psyshock e Sì. Shadow Ball, visto che ci manca il tipo spettro che perché Trevenant non ce l'ha. E mettiamo un Hidden Power. Come però? Io Allora, si stavo a può pensare a mettere o fuoco. fuoco o terra. Fuoco Io direi più terra perché abbiamo già fuoco con. pugno. Su Jirachi. E Sì. quindi lo mettiamo. Allora, facciamo 2,50 qua. Mettiamo Potrebbe stare. 2,52 modesto. E gli mettiamo quelli che rimangono. Li mettiamo Sì. in difesa. Ok. Quindi questo è il team. Abbiamo Mega Sharpedo, che lo chiamo Mega Joss. Perché se non conoscete i film dei squali, Eh state messi male. Ma male. sì. Thundurusterian, come possiamo chiamarlo? Oddio. Non ho Io. mai soprannominato un Se Thundurus. poi ho già un soprannome Vegirachi. Il dio degli Axe, perché lui è il numero Sì. uno. Thundurus. Io metto Thunder Angel. Ci sta, bello, bello. Trevenant. Spooky Man. Spooky Man. Spooky Man. Spooky Man. A chi non piace, Spooky Man. Ah, allora, per Tentacruel, mettiamo Ti sputo in faccia. Perfetto. E Sylveon è un soprannome che uso sempre. Sì. Draghi. Pff. Perché altro non gli possono fare niente, quindi. Mettiamo sempre Sì. Draghi. Pff. Ma che? Cioè, Draghi. Ma io sono immune, cioè. Comunque, praticamente no, quando non era ancora uscito Horas, no, che giocavo XY, sul mio Mega Gardevoir gli avevo messo iperraggio perché non avevo l'hyper voice, no. Ma dai, Io. iperraggio avrà lo stesso effetto, 3 volte ancora maggiore, cioè. Sì, lo dobbiamo usare. Alla terza lotta, oh raga, Esatto. se date dei consigli a noi non ce ne frega niente, iperraggio ce lo mettiamo lo stesso. Ce lo mettiamo, vai. Iperraggio forever. Comunque ragazzi, questo è tutto, questo è il nostro team su Mega Sharpedo, Mega Joss. Se avete dei consigli da cambiare qualcosa. Ah, non abbiamo messo la quarta mossa a coso. A Ah, sì. Sharpedo. Li mettiamo cascata per ora. Sì, per ora sì. Waterfall. Così almeno abbiamo anche 20% di possibilità di flinciare. Così ancora più Tanto per Axe. cambiare. E comunque ragazzi, questo è tutto. Se volete che cambiamo qualcosa sul team, scrivetelo nei commenti. Share questo video con delle lotte con questo team. Scrivete anche nei commenti se volete che faccio tutte e tre le lotte insieme in un video oppure tre lotte divise. Comunque ragazzi, questo è tutto. Ci vediamo io, bella ragazzi. Bitch!